Più di 1000 persone, per lo più bambini delle scuole ravennati, hanno preso parte alla camminata di solidarietà in favore dei bimbi siriani, vittima della guerra. Questo pomeriggio le vie del centro storico di Ravenna sono state invase pacificamente da un lungo corteo silenzioso che ha sfilato la Porta Adriana fino in Piazza del Popolo per poi proseguire fino a Piazza San Francesco. Nella Piazza del Comune, dopo un minuto di silenzio, centinaia di palloncini bianchi sono stati lanciati nel cielo plumbeo. Molto soddisfatti gli organizzatori della camminata di solidarietà promossa da Cuore Territorio, Linea Rosa, Croce Rossa Italiana, a cui hanno aderito circa una cinquantina di realtà del territorio. Grande ed importante la partecipazione dei bambini, gli adulti di domani, che, come ci ha spiegato Katia Gori, hanno legato ai palloncini bigliettini con i pensierini rivolti ai coetanei siriani. I bambini hanno bisogno di gesti simbolici per riuscire ad attivare pensieri di pace, pensieri sicuramente costruttivi. Rappresentare una camminata e camminare mette in moto davvero il cuore e tanti pensieri di pace per dei bambini che non vediamo ma che ci sono e che quindi vivono una realtà veramente disastrosa. E noi con questa marcia, con i nostri bambini che saranno gli uomini e le donne di domani, cerchiamo assolutamente di costruire un mondo migliore, di intonarci ad un mondo migliore. Ed è stata anche vissuta in modo positivo dalla scuola, perché la scuola riteniamo sia la base della società e quindi la scuola non può chiamarsi fuori da queste questioni. Quindi siamo qui fuori dalle aule, ma fare scuola, che è la scuola più importante, che è quella di vita. Allora Martina, anche tu hai un bellissimo palloncino bianco, attaccato al palloncino un biglietto, cosa hai scritto? Che renderemo l'odio solo un piccolo ricordo. E tu me lo sei scritto? Che i bambini non devono essere usati come degli scudi.